Stiamo girando per Palermo ad incontrare tante persone, ascoltare le cose che non vanno e dare un po' di proposte di risoluzione, perché qui o ci diamo la smossa noi e ci mettiamo in giro, o qui le cose non cambiano mai. Buongiorno, serve un passaggio da qualche parte? Sono Fabrizio Ferrandelli, candidato a sindaco di Palermo. Sindaco a Palermo, lei? Sì, lei? Io. Sì, bravo. Se lei si vuole fare un giro con noi, le faccio d'autista e chiacchieriamo un po'. No, io devo andare a comprare il pane. Va bene. La mattina mi piace ogni tanto fare una passeggiata. Guarda che bella città che abbiamo. Una città bellissima. È una cosa, non ti impressiona delle telecamere? Ti imbarazzano, sali, accomodi. Mettiti la cintura che squilla tutto. Io devo andare in via Autonomia Siciliana. Perfetto, l'accompagno. Mi dispiace, io no, mi sono andato a visitare un mio amico. Fabrizio, piacere, molto lieto. Che cos'è che non vi piace? Ma se non c'è più nudo, no? Vedi, sono tutti i negozi chiusi, tutto. Guardi che c'è. Ci sono tutte le saracinesche chiuse. Tutto. E se in via Roma è lo stesso. Roma è abbandonato. Noi viviamo di lavoro, di che cosa viviamo? Viviamo solo di questo, non viviamo di altro. Questo purtroppo ha un lavoro in via Garibaldi e quindi sì, fa parte della ZTL. E dice che ha risentito molto. Le modalità con la quale sia stata fatta è sbagliata. Pensiero va alle famiglie dei dipendenti, insomma va un po' a quelli che chiaramente ti circondano e che ti danno la possibilità di dare avanti. Se c'è un problema e i commercianti scendono in piazza e 4.000 persone scendono a dire c'è un problema, il sindaco ha il dovere di aprire una concertazione, di dire parliamo e capiamo quali correttivi attuare. C'è. È morta totale, c'è, non c'è più nessuno. Ma uccidi, io mi vado a fare la spesa, uccidi, magari mi devo non limitare. Non c'è più nessuno, guarda che scempio, sta chiudendo pure questo. Chiuso, gran data, finale, tutto. Gran finale. È una vergogna. Non c'è elasticità, capisci? Non c'è predisposizione al dialogo, che è alla base dei rapporti civili. Avendo un papà che è diversamente abile, dovendo andare io a prendere in centro con la sua macchina, mi toccherebbe acquistare il pass. Per i disabili riuscire a garantire la mobilità all'interno mi sembra molto ragionevole. Questa potrebbe essere una buona integrazione, perché mi sembra un'integrazione di buon senso. Ma insieme. Poi ci direi a Orlando, basta, l'hai fatto. Orlando l'ha fatto 4 volte. Intanto poi dicono, le ZTL ci sono in tutta Italia. Dice, noi non le dobbiamo avere. Sì, però tutta Italia hanno iniziato, dai parcheggi, dai servizi, dagli autobus. Qua. Cioè, perfetto, lì è arrivato. Qua. Ma infatti quello che chiedono i commercianti e i residenti sono delle zone di accesso con dei parchi e dei parcheggi con le navette collegate. Certo. Noi abbiamo nel progetto il parcheggio della stazione Piazza Cupani, il parcheggio d'accesso sul Foro Italico, il parcheggio di accesso a Piazza Studio. Cioè, bisogna strutturare. Ma Piazza Marina è morta, non c'è niente a Piazza Marina. Abbiamo poi le piazzole dell'Easy Shopping che noi immaginiamo a sostegno delle attività commerciali. Ne sono delle piazzole in cui i commercianti, dopo che tu finisci lo shopping nel tessuto del centro, ti mandano la merce che tu hai acquistato nelle piazzole per poi caricarle in macchina. Okay. Perché noi non vogliamo che chiudano le attività commerciali, noi vogliamo dare una mano. Io ci voglio vivere, capito? Perché questa è la mia terra. Non ci credi tu che investi. È la terra ancora di tutti noi. No, faccio tanti auguri. Grazie per questa chiacchierata. E infatti, vedi, allora, ma che cosa riprendo? Sì, stiamo. Tanti auguri, dottore. Grazie molto a lei. Lieto. Grazie per la chiacchierata. Grazie. Mi ha fatto piacere. Arrivederci. Una buona giornata. Altrettanto a voi. Grazie del passato. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie. Fabrizio. Ti abbraccio, ci vediamo, in bocca al lupo. Ti lavo la cintura. Grazie, ciao. Mettiti sul marciapiede. Sì. Ciao.